6 trucchi per rafforzare il sistema immunitario. Il sistema immunitario ha il compito di proteggerci dalle infezioni, dai batteri o da qualsiasi altro agente dannoso. Rafforzarlo, quindi, dovrebbe essere una delle priorità di chi vuole mantenersi sano. Nonostante il suo ruolo di primo piano, si parla spesso di come prenderci cura della pelle o dei denti, ma non sempre delle abitudini che rinforzano il sistema immunitario. Oggi parliamo proprio di questo argomento. Scoprite con noi alcuni accorgimenti semplici, ma caldamente consigliati per avere una migliore qualità di vita. Dormire è più che un piacere, è un obbligo se volete mantenervi in salute. Durante il sonno, le cellule si rigenerano e il corpo avvia i processi di guarigione. Questo si deve agli anticorpi che combattono il dolore, curano le lesioni e altre malattie. Quando non si dorme a sufficienza, si priva il corpo della possibilità e del tempo per rigenerare le cellule e riparare i danni. Ora che lo sapete, nella lista delle cose da fare per mantenervi sani, aggiungete dormire 8 ore a notte per rafforzare il sistema immunitario. Mangiare più agrumi e verdure crude, meno carne e latticini. La verdura e la frutta in generale contengono grandi quantità di antiossidanti che aiutano a rafforzare il sistema immunitario. Quando consumate la giusta quantità di agrumi o di frutti di bosco, potete essere certi di star assumendo la vitamina C e gli antiossidanti necessari. Adottando una dieta ricca di verdura e frutta cruda, preparate il corpo ad affrontare gli agenti patogeni presenti nell'ambiente. Un sistema immunitario forte dipende da un intestino sano. Se assumere molti alimenti altamente proteici come carne, uova o latticini, noterete un peggioramento della salute immunitaria. Gli alimenti a rapida digestione, come la frutta e la verdura, aiutano a digerire le proteine più rapidamente. L'esercizio fisico riduce il rischio di contrarre malattie croniche e acute. Se state pensando di non avere tempo a sufficienza, ricordate che l'attività fisica non richiede necessariamente troppo tempo o denaro. Pensate a questo, abbiamo 24 ore in un giorno, di cui 8 servono per dormire. Nelle ore che restano troverete sicuramente almeno mezz'ora libera. Meglio ancora riservare un'ora al giorno per fare un'attività di nostro gusto, ballare, camminare, fare yoga, andare in bicicletta o correre. Qualsiasi attività contribuirà a rafforzare il sistema immunitario, vi farà sentire in forma e pieni di energia. L'esercizio fisico, inoltre, riduce lo stress. Di conseguenza, non solo migliora la salute, ma farà sentire anche più felici. Cercate il modo di praticare un po' di sport, che siano 30 minuti consecutivi o 3 momenti da 10 minuti. Ricordate che bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno aiuta a mantenerci idratati e a rafforzare il sistema immunitario. Una quantità incredibilmente piccola, se consideriamo che siamo composti per circa l'80% di acqua. Nonostante la grande importanza che l'acqua ha nella nostra vita, molte persone sono cronicamente disidratate e questo ha un effetto importante sul sistema immunitario. Senza acqua a sufficienza nel nostro corpo, non possiamo eliminare efficacemente le tossine e le altre scorie che si accumulano durante il giorno. Se non le eliminiamo, le tossine vengono assorbite nel sangue e indeboliscono il sistema immunitario. La disidratazione impedisce agli organi di funzionare in modo corretto, aprendo la porta alle malattie.
Il nostro consiglio è di assumere almeno 2 litri di acqua al giorno. Per evitare che la mancanza di acqua sia un pretesto, vi consigliamo di portare sempre una bottiglia di acqua con voi. Mantenere una corretta igiene. È il consiglio che ci viene dato sin da bambini. I batteri, i virus e gli altri agenti patogeni che attaccano il nostro organismo si trovano ovunque. Per questo motivo, una corretta igiene è la base per tenere lontano le malattie. Le raccomandazioni principali sono: utilizzare gel antibatterico, non portare le mani alla bocca, lavarsi tutti i giorni. Quando scegliete i vostri prodotti per l'igiene, cercate di evitare il più possibile le sostanze chimiche pericolose o nocive. La migliore scelta sono i prodotti a base di sostanze naturali. Il fumo, attivo o passivo, colpisce tutti gli organi del corpo e indebolisce il sistema immunitario. Sono sempre di più i paesi che aumentano le restrizioni al fumo nei luoghi pubblici, per quanto risulta tossico e dannoso. Il tabacco è uno dei responsabili dell'ipertensione e di vari tipi di tumore, in particolare delle vie aeree. Se il vostro obiettivo è quello di rafforzare il sistema immunitario, il fumo renderà inutili tutti i vostri sforzi.